Milioni di cuori bianconeri sono qui in Germania, battono per la Juventus, stringendosi vicino ai loro eroi, supportandoli in questo mare di adrenalina. La Champions League regala un magico effetto. Noi vogliamo continuare il percorso cominciato a settembre, vogliamo inseguire il nostro sogno, perché questa è l'essenza del calcio. Pronti alla battaglia fino alla fine, ragazzi. Ci siamo, cari amici bianconeri, saranno i tedeschi in maglia gialla, pantaloncini neri, calzettoni gialli a battere il primo pallone del match. Dall'altra parte la classica tenuta bianconera per la Juventus. Via si parte allora, buon divertimento con Borussia Dortmund e Juventus, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tocca dietro verso Evra, razzoterra a cercare Morata, la chiusura ancora lo spagnolo, tocco per Tevez, destro di Tevez, palla in rete, la Juventus è in vantaggio al minuto numero 3 con un gol meraviglioso di Carlos Tevez, un gol pazzesco, pazzesco, ancora lui, Carlos Tevez, gelato in Westfalenstadion. Per Lichtsteiner, sovrapposizione a destra di Vidal, Lichtsteiner, destro di Lichtsteiner, Weidenfeller, il volo dell'estremo difensore, mette in calcio d'angolo. Tevez, Tevez ancora, la porta in avanti l'argentino, resiste alla carica di un uomo, Tevez può darla dall'altra parte, Tevez, grande azione personale, Tevez ancora, Tevez dentro per Morata, 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 Weidenfeller lo chiude, occasione enorme per la Juventus per portarsi sul 2-0, enorme il lavoro di Tevez. Chiellini verso Pereira, evita bene di slancio Gundogan, Pereira azione personale, se ne va l'argentino costo costa, esterno Morata, 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 Weidenfeller con i piedi, ancora un'occasione per Alvaro Morata, ma azione strepitosa. L'appoggio per Subotic, va verso la porta, Subotic ancora riesce a passare il tocco con la conclusione, Buffon dice di no a Campbell, primo tiro nello specchio della porta del match. Lichtsteiner, Marchisio, in avanti la sfera, attenzione verso Tevez, posizione regolare, Tevez davanti a portiere, Tevez, Tevez dentro, Morata, Morata, il raddoppio della Juventus con Alvaro Morata a minuto numero 25, Borussia 0, Juventus 2, ancora pesantissimo, l'esultanza del capitano, l'esultanza di Buffon, l'altruismo di Tevez, il gol di Morata, ancora il gol loro 2, come l'andata, 2-0 per la Juventus, esplode letteralmente il settore ospiti. Per Pereira, parte l'argentino, se ne va da solo, ancora Pereira, alza la testa, parole dentro, cercare Tevez, 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 3-0, Carlitos Tevez, ci porta ai quarti di finale, la doppietta dell'argentino, Borussia 0, Juventus 3, ci porta ai quarti di finale, Carlos Tevez, al minuto numero 34 del secondo tempo, è ancora cambiato il punteggio a Dortmund, Borussia 0, Juventus 3, e la Juventus assolutamente straordinaria in questa magica notte tedesca, vinciamo sempre a Dortmund. Finisce qui, la Juventus vola ai quarti di finale di Champions League, vince 3-0 sul campo del Borussia Dortmund. La Champions League è la nostra casa da sempre, arriviamo da una cavalcata meravigliosa fermatasi solo a Berlino, da oggi ricomincia un'altra avventura europea, il mito bianconero in giro per il vecchio continente, allacciatevi le cinture, la giostra riparte, è tutto pronto, ci sono Silva e Boni sul pallone, via si parte allora, buon divertimento con la Manchester City Juventus, la prima giornata della Champions League 2015-2016. Attenzione a Fernandinho, va verso la porta, Fernandinho limita l'area di rigore, il tocco per Sterling, il tiro, Buffon, ma la palla che rimane ancora lì, Buffon il miracolo assoluto, la prima grande occasione del match è per il Manchester City, ma Buffon come sempre è stato epico. Silva, eccolo qua, il cross, pallone dentro, colpo di testa, la palla in rete, il vantaggio del Manchester City con Kompany al minuto numero 12 del secondo tempo, è cambiato il punteggio all'Etihad Stadium. Manchester City 1, Juventus 0, il gol di testa di Kompany con il gol di Vincent Kompany, questo è il colpo di testa e qua ci sono tanti, tantissimi dubbi, adesso a rivederlo, rivediamo in questo caso, sovrastato Giorgio Chiellini appoggiandosi, qua si rivede bene, sì questo era fallo, sovrastato Giorgio Chiellini, gli ha messo le mani sopra Vincent Kompany, poi è andato a battere Gianluigi Buffon con il colpo di testa. Qua si è proprio appoggiato sulle spalle del numero 3 della Juventus, il capitano della City. Kompany in avanti, il velo di Boni per Silva. Silva l'apre per Sterling, attenzione Sterling il tiro, Buffon il miracolo e poi Silva il miracolo ancora. City vicinissimo al gol del 2-0. Cuadrado,
Juve ci prova, Cuadrado, eccolo qua, il cross sul secondo palo, attenzione verso Mandzukic, tocca dietro, Morata, Morata dietro, Sturaro tiro, la parata! E poi ancora la palla che rimane lì, miracolo! Non è finita, attenzione, Lichtsteiner, il miracolo di Hart su Sturaro, la grande, grandissima occasione per la Juve. Pogba, eccolo qua il cross verso Mandzukic e la palla in rete, il pareggio della Juventus con Mario Mandzukic al minuto numero 25, è cambiato il punteggio a Manchester, City 1 Juventus 1, il gol di Mario Mandzukic, stupendo il pallone di Pogba che ha preso la mira, l'ha messa sul secondo palo, posizione regolare di Mario Mandzukic, quasi in scivolata Mandzukic per il gol dell'1-1 ed è un gol importantissimo questo, importantissimo, Mario Mandzukic 1-1. Bonucci in avanti per Cuadrado, attenzione a Morata, Morata, Morata al tiro e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio con Alvaro Morata al minuto numero 36, è cambiato il punteggio a Manchester, la Juventus è avanti con un gol stupendo di Alvaro Morata, un sinistro a giro sul secondo palo, niente da fare per Hart, attonito, lì fermo, Morata un gol favoloso, questa l'azione, la palla anche abbastanza casuale in quel momento, Morata non ci ha pensato su due volte, sinistro meraviglioso, ricordate quello dell'anno scorso a Palermo e qualcosina di simile, ma questo è molto, molto, molto più pesante, un capolavoro dipinto all'Etihad Stadium da Alvaro Morata, la Juventus è in vantaggio 2-1 qui in Inghilterra per Morata, rete numero 16 in carriera con la maglia della Juve. Mangala per Yaya Touré, prova a far salire la squadra con l'esterno per Boni, va a ricevere Yaya Touré, il tiro, Buffon, una parata pazzesca di Gianluigi Buffon che dice di no, prova il numero su quella corsia, sentite solamente il fischio di chiusura, una partita veramente straordinaria della Juventus che era sotto 1-0 e ha ribaltato tutto ed è finita, la Juventus vince 2-1 all'Etihad Stadium di Manchester, sbanca il campo del Manchester City. It's time, fratelli e sorelle, Juventus-Barcellona, gara di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Lo stadio è esaurito, partiti fino alla fine, forza Juve nel primo tempo, il primo pallone lo va a giocare Mascherano. Fischia l'arbitro, tutto è pronto, il cross a rientrare, buono per il colpo di testa centrale di Gonzalo, attenzione. Cambio di gioco, ottimo di Gonzalo, attenzione. Cuadrado, c'è Dybala vicino al dischetto, Cuadrado punta l'uomo, c'è Mathieu, doppio finta di Cuadrado, dentro, Dybala, sinistra, gol, 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 Paulino, 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 con il numero 21, la Juve subito in vantaggio, assist di Cuadrado, girata vincente di Paolo Dybala. Avanti Khedira, lo punta Messi, cerca la finta, non demorde Khedira, palla in area, posizione regolare davanti a Buffon, miracolo di Gigi che salva la conclusione su Iniesta. Poi Pjanic fa viaggiare Mandzukic, attenzione, Mario può puntare l'uomo, Mario se la trascina fino sul fondo, Mario poi vede bene dietro Dybala, il sinistro di Dybala, gol, 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 gol. Barcellona due gol bellissimi di Paolo Dybala che fionda alle spalle di Ter Stegen. Messi va via, Pjanic, poi attenzione a Bonucci che ha capito l'ultimo passaggio, Messi sul destro, la palla fuori di un metro, vuole una deviazione Messi che non c'è, dice l'arbitro. Mandzukic, applausi dello stadio, Mandzukic, Mandzukic vuole con uno contro uno su Sergi Roberto, poi trova il limite Khedira, se la mette sul destro, Xavi, la palla sibila sull'incrocio. Suarez, attenzione Cerati, Tic a rimorchio al centro, Suarez la crossa, poi la Juve respinge ancora al destro, alto di Iniesta. Attenzione ragazzi, Lancio per la posizione regolare di Higuain, 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 Higuain ha tutto col portiere, c'è Manzu che si dà, Higuain tira sul portiere, poi la ribattuta. Blocchi in area di rigore, palla alta, c'è Chiellini che schiaccia, gol, 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 gol alla King Kong, gol alla King Kong, gol alla King Kong, la Juve gol, il 3-1.
pallone poi alla fine è arrivato sul testone di Giorgione, che con una grande incornata ha fatto secco Ter Stegen per la terza volta in serata. Juve 3 Barcellona 0. Messi evita Chiellini, Messi dentro l'area di rigore, attenzione, pericolo, palla fuori. Suarez ha cercato il gol personale, deviazione e corner. Messi, Iniesta, Neymar, palla dentro, colpo di testa, Buffon con grande tranquillità, e arriva uno, arriva due, arriva tre, il triplice fischio dell'arbitro polacco Marciniak. La Juve batte il Barcellona 3-0. Con orgoglio e passione giochiamo in questo tempio del calcio. Con determinazione e forza di volontà affrontiamo i campioni d'Europa in carica nella loro arena, provando a mettere loro paura. Allora via, si parte. Buon divertimento con il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Chiedira, attenzione a Douglas Costa, parte palla al piede al brasiliano Douglas Costa, perché Chiedira può metterla in mezzo, la mette in mezzo, attenzione, colpo di testa, la rete, la Juventus è in vantaggio, Mario Mandzukic, 1:20, la Juventus avanti, incredibile per Romeu. Andiamo a rivedere quello che è successo con la fuga di Douglas Costa, ha resistito il pallone per Sami Khedira sul palo lungo, il colpo di testa di Mario Mandzukic che ha portato avanti la Juventus. Attenzione a Douglas Costa sulla destra, se ne va il brasiliano, Douglas Costa ancora, Douglas Costa in mezzo, Higuain, palla che rimane lì, Keylor Navas gli dice di no, occasionissima per la Juventus al 7° minuto del primo tempo. Alessandro colpo di tacco di Mario Mandzukic, occhio a Modric per Ronaldo, nuovamente per il croato, Modric ancora dentro il pallone, Benzema, il tiro, Buffon ancora ben con il tacco, palla fuori, rinvio dal fondo per la Juventus. Douglas Costa, raso terra per Higuain, Alpipita dentro il pallone, Khedira largo sulla destra, Lichtsteiner può andare a cross, di fronte Marcelo, Lichtsteiner il cross in mezzo a destra, Mario Mandzukic, 2-0 per la Juventus, 2-0 per la Juventus. Rivediamo il cross di Stefan sul palo lungo, ancora Mandzukic, ancora lui sul palo lungo, perfetto, tra palo e portiere, 2-0 per la Juventus. Il traversone di cross, colpo di testa, traversa di Varane. Mandzukic ancora, raso terra, Pjanic dentro, Higuain, Keylor Navas, non è finita, ma finì fuori gioco. Keylor Navas, la parata sul Pipita. Juve vicina al gol del 3-0. Douglas Costa vuole inventarsi qualcosa, Douglas, come questo traversone in mezzo per Matuidi, attenzione, Matuidi, 3-0, Matuidi, siamo pari, Matuidi. Rivediamo il tutto, che Navas non la tiene, Matuidi la mette dentro, 3-0 per la Juve. Incredibile quello che sta succedendo a Santiago Bernabeu. In super cross, c'era sul destro, cross dentro il pallone, cercare Ronaldo, colpo di testa, attenzione, palla che rimane lì, Buffon prende lui, calcio di rigore per il Real Madrid, no, non è possibile, calcio di rigore per il Real Madrid, cartellino rosso. Rivediamo ancora tutto, Ronaldo di testa con Benatia, ma si è fatto cadere Lucas Vázquez. Gianluigi Buffon espulso, incredibile davvero. Ronaldo, parte il tiro di Ronaldo, la palla in rete. Real Madrid 1, Juventus 3. Cristiano Ronaldo sigla il gol per il Real Madrid. Finisce qui la partita. Dopo una partita incredibile, una delle migliori della storia della Juventus in UEFA Champions League, veniamo purtroppo eliminati, questa è un'immagine incredibile, i tifosi bianconeri che ancora sono increduli per quello che è successo, la Juventus vince 3-1 al Santiago Bernabeu, ma non basta, perché Real Madrid all'andata aveva vinto 3-0 a Torino. Siamo reduci da 3 vittorie consecutive dopo la sconfitta di Madrid, sono passati 20 giorni di polemiche, discussioni, illazioni, hanno parlato tutti quanti, ma l'ultima parola spetta al campo. Bernardeschi è pronto alla battuta, l'arbitro
va a posizionarsi e a mettersi d'accordo con i collaboratori. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza ragazzi, in gol da Juve. Palla lunghissima sull'esterno, la mette giù bene Leonardo. Spinazzola va sul fondo, poi penetra in area di rigore col destro, l'appoggia per Blaise, sinistra sotto porta, deviazione, palla gol per noi al minuto 2:35. Dai ragazzi, Bernardeschi. Bernardeschi, palla in mezzo, gol, 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 gol. Gol numero 23 personale per lui contro l'Atletico, la schiacciata con prepotenza sul cross di Bernardeschi dietro e alle spalle di Oblak, 1-0 Juve. Ronaldo, Ronaldo, va via a sinistra Ronaldo, bene per Spinazzola, sterza su se stesso Leonardo, va al cross, rovesciata di Bernardeschi. Spinazzola che ha campo, cross subito di Leonardo, testa di Ronaldo! Ancora dalla stessa più o meno posizione di prima. Il cross di Pjanic al centro, colpo di testa di Chiellini, grande parata di Oblak, altro calcio d'angolo. Attenzione, Joao punta l'uomo, ne ha due, cross bello per Ronaldo di testa, paratissima, poi ancora Ronaldo, vuole un fallo da rigore, attenzione, calcio di rigore per la Juve, calcio di rigore per la Juve. Attenzione, gol, 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 è entrata! Avevo visto l'arbitro indiscare il rischetto, ma è entrato 2-0. Rivediamo il tutto, perché dalla nostra postazione purtroppo sul colpo di testa non si è visto il pallone entrare. L'arbitro ha messo la mano bassa, che in quei casi vuol dire rigore, infatti non capivo perché, ma l'ha presa dentro la porta. Rivediamo Oblak con la goal line technology, il pallone è dentro, il pallone è dentro. Chiellini, copertura, porta via il pallone a Cancelo, poi lancia immediatamente Ken, deviazione Ken, e fuori dalla porta Oblak, Ken, Ken, sinistra, Ken, a fil di palo fuori. Ronaldo bene dall'altra parte per Bernardeschi, Bernardeschi vuole andare via veloce, Bernardeschi con il fisico, Bernardeschi più veloce di Correa, Bernardeschi entra in area, Bernardeschi ce l'ha sul sinistro, giù, attenzione, calcio di rigore, attenzione, calcio di rigore. Questa volta è rigore. 6 minuti ancora da giocare più recupero. Federico è andato via molto bene a Correa, in velocità e di prepotenza. Poi se l'è portato sul destro, è entrato in area di rigore, è stato messo giù. La spinta di Correa che lo sbilancia nettamente sulla corsa. Calcio di rigore. Tutto pronto, fischia l'arbitro. Parte Cristiano! Siamo qualificati, godiamoci il momento e ripartiamo subito. Il gol di Cristiano Ronaldo che spiazza nettamente Oblak. Non c'è più tempo, arriva uno, arriva due e arriva tre, arriva tre, arriva tre, arriva tre e sono tre, arriva tre e sono tre. È il triplice fischio dell'arbitro, il signor Kuipers, è una voce, è un entusiasmo incredibile all'Allianz Stadium, tutti addosso perché ce lo siamo meritati, perché dovevamo passare